Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito, gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Ecco, facciamo una specie di viaggio spirituale in tre tappe per capire un po' di più questa parola di Dio che è importantissima. La prima tappa è il mistero, diciamo così, della lebbra nell'Antico Testamento. La seconda tappa, questa malattia nel Nuovo Testamento con l'arrivo di Gesù. E poi a noi, con l'aiuto della seconda lettura. Quindi la prima tappa nell'Antico Testamento. Allora, più di oggi, c'erano queste malattie contagiose. Una delle principali era proprio la lebbra, e che erano più terribili di oggi, soprattutto per due motivi. Primo, perché non c'era la medicina che abbiamo noi e la gente nel popolo di Israele, nel popolo di Dio, si difendeva con queste norme che risalgono a circa 600 anni prima di Gesù, forse anche di più. E avete sentito, sono delle norme terribili, perché chi veniva, diciamo, diagnosticato questo male era proprio espulso dalla comunità, non poteva stare nell'accampamento, doveva stare separato, doveva avere vestiti esterni che lo facevano riconoscere come lebbroso e doveva pure gridare quando qualcuno rischiava di avvicinarsi: lebbroso, lebbroso. Ecco, quindi era una cosa bruttissima, bruttissima. Si difendevano così, la comunità si difendeva dalla paura del contagio, non aveva altri rimedi. Ma c'è una dimensione più profonda e più terribile ancora, che questi poveretti erano esclusi dal culto ed erano visti dalla gente, a volte da se stessi, come persone colpite da Dio, quasi come maledetti. Difatti la traduzione che c'è adesso, leggermente diversa da quella precedente, parla sempre di impurità. Non dice malato, malato, dice impuro, impuro. Presentarsi poi al sacerdote, che è anche rappresentante della religione, non è un medico solo,
perché lui fa la diagnosi, lui poi, se uno per caso guarisce, attesta la guarigione, e facendo così non solo come si dice, riporta una vita sana fisicamente, ma riammette al culto. Potevano tornare ancora nel tempio, fare le preghiere con gli altri. Era proprio una risurrezione sociale e anche spirituale, religiosa. Ecco, quindi una malattia gravissima, una cosa bruttissima. Si vede anche nel racconto di Giobbe, quando lui è colpito da questa malattia, lui si va a sedere nell'imbondezzaio, fuori dall'accampamento, fuori dal villaggio. Una cosa bruttissima. Adesso facciamo un salto, arriviamo a Gesù. Con Gesù c'è un grandissimo cambiamento, perché Gesù non è solo uomo che può essere contagiato dalla malattia degli altri o dal loro peccato, è Dio, e ha un potere di affrontare questa, che è una specie di morte fisica e sociale e spirituale, da vittorioso. Gesù non solo non si ammala, ma guarisce. E se si ammala è sulla linea della vita spirituale, dell'amore, perché condivide la nostra sofferenza. Questo episodio, quindi, che è raccontato, non è solo una guarigione fisica, è molto di più, molto di più. È una rivelazione del suo potere e del fatto che lui è il Messia. Questo si vede da vari elementi. Innanzitutto, questo lebbroso è un po' strano, perché ai tempi di Gesù vigevano quelle norme che loro dovevano stare fuori del villaggio, dovevano vestire con le vesti stracciate, dovevano, come si dice, avere tutta la capigliatura scomposta, dovevano avere un velo che li copriva fino al naso, fino agli occhi, e se per caso qualcuno si avvicinava dovevano gridare: io sono impuro, impuro vuol dire sono malato, ma anche sono escluso dal culto. E invece questo che fa? questo lebbroso di stasera che cosa fa? Non osserva le norme antiche. Lui ha sentito parlare di Gesù, perché poco prima di questa pagina Marco dice che la fama di Gesù si era diffusa dappertutto, perché Gesù aveva cominciato già a guarire i malati, a fare i prodigi, a scacciare i demoni. Lui aveva sentito, e nel suo dramma, dico una parola brutta, se ne frega delle leggi di Israele, perché lui sente che la sua vita può cambiare, può avere una svolta, e intuisce qualcosa della potenza di Gesù. Non solo va da Gesù e gli chiede di guarire, fa un atto di fede, ma si inginocchia. L'avete notato questo particolare? Si prostrò davanti a lui. Ora, questo è un segno che gli ebrei facevano solo verso Dio. Quindi lui, mosso dallo Spirito Santo, c'ha qualcosa per cui riconosce che Gesù è il Messia mandato da Dio. È una presenza di Dio, non è come gli altri. Difatti fa una professione di fede. Non dice: Gesù guariscimi, dice: se vuoi puoi guarirmi, o meglio purificarmi, se vuoi. Un atto di fede, come noi facciamo in Dio Onnipotente: se vuoi puoi farmi questa grazia. Ecco, è un riconoscimento implicito della messianicità di Gesù. E questa messianicità di Gesù, che Gesù è il Messia, non è un uomo come gli altri, non può essere, come si dice, colpito dalla lebbra come gli altri, e c'è anche poco dopo nel Vangelo, perché quando manderanno, quando Giovanni Battista manderà i suoi discepoli da Gesù, dici se sei tu il Messia o se dobbiamo aspettare un altro, Gesù, per far capire che lui è il Messia, cita proprio queste guarigioni.
I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono guariti, sono purificati. Ricordate quella parola perché connette al culto, alla relazione con Dio questa malattia. Quindi qui stasera ci abbiamo, e non solo un atto di bontà di Gesù, perché il racconto dice ne ebbe compassione e disse lo voglio, sii guarito. Quindi c'è l'umanità di Gesù che piange delle nostre sofferenze, soprattutto spirituali, quando noi ci allontaniamo. A volte qualcuno dice, io ho conosciuto persone anche questi giorni, che si sono allontanate da Dio proprio allo spettacolo del male. Mi ricordo un giovane, diceva no, io non credo, perché se Dio ci fosse non ci sarebbero tutte queste cattiverie nel mondo. Ecco, il male per alcuni è causa di incredulità, perché non conoscono Dio e non sanno che Dio non è causa del male, ma è la più grande vittima del male. Nessuno piange il male come lo piange Dio. E stasera nel Vangelo c'è un segno, quando si dice che Gesù sentì compassione, ebbe pietà di lui. Questa è una piccola parola che apre una finestra sul dolore immenso di Dio, perché Gesù non vede solo questo poveretto, sicuramente vede lui, ma vede il dramma dell'umanità senza Dio, senza salvezza. Egli va incontro. Va incontro con la sua potenza divina, non solo con la sua compassione umana, con la sua potenza divina. Difatti subito dice, non dice mi dispiace, ti sono vicino, dice lo voglio, questa è una parola simile al fiat della creazione, lo voglio, sii purificato, sii risanato. E all'istante guarì, all'istante, anche questo punto cronologico, all'istante, è un segno di Dio. Solo Dio salta le leggi della natura e in un istante crea una cosa nuova. Tu non ci pensi, ma quando vai a confessarti con pentimento, avviene esattamente qualcosa come questo. Gesù attraverso il sacerdote pronuncia questa parola, io ti assolvo dai tuoi peccati, lo voglio, sii purificato. Ecco, poi c'è una seconda parte che forse merita una breve parola di spiegazione. Avete notato che Gesù dice una cosa apparentemente strana, lo ammonisce severamente di non dire a nessuno questa guarigione, ma di andare dal sacerdote, secondo la legge del Levitico 13, per farsi vedere e per, dice Gesù, come testimonianza per loro. Questa pure è una parola profonda, testimonianza per loro vuol dire non solo che sei veramente guarito e ti devono riammettere nella comunità e nel culto, nella vita religiosa del tuo popolo, ma testimonianza che io sono il Messia e che Dio è venuto tra di voi. Ecco, solo che questo poveretto non capisce niente, Marco lo sottolinea questa cosa e non osserva questa indicazione, comincia a dirla a tutti perché non sta nella pelle, questo è risorto. Lui non capisce il mistero di Gesù, non capisce neanche che quello che lui dice agli altri crea un grandissimo problema, perché gli altri non sono preparati a riconoscere che Gesù è il Messia, e difatti nasce una ostilità che poi crescerà durante tutto il racconto del Vangelo. Nel Vangelo di Marco spesso succede questo, che lui fa una cosa grande e poi dice non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno. Perché? Perché arrivare alla fede che Gesù è il Messia è un cammino faticoso, graduale,
non può avvenire subito. Questo cosa dice a noi? Che anche i doni che il Signore ci fa a noi, in un certo periodo dobbiamo tenerli nel cuore perché crescono come un bambino appena concepito. Quando noi siamo in gestazione, mica andiamo a portare le nostre fotografie a destra manca. Diciamo che sì, siamo in dolce attesa, però rimane il mistero. Chi è questa creatura che viene alla luce un giorno, verrà? Com'è? Non è il tempo di farla vedere. Così sono i doni di Dio, quelli grandi, che riguardano la relazione intima con Gesù. Hanno bisogno di un tempo di gestazione nascosta. E questo si vede molto bene leggendo profondamente il Vangelo di Marco. C'è stato un tedesco, un esegeta tedesco, Wrede, che parla di segreto messianico, perché c'è questo filo misterioso nel Vangelo di Marco, che la rivelazione che lui è il Messia, che è Dio, avviene poco alla volta, poco alla volta, poco alla volta, ecco, fino a quando si arriva alla croce. E allora lì c'è la proclamazione solenne fatta dal centurione: vedendo come moriva Gesù, esclamò: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Ecco. Un'ultima cosa, adesso facciamo il balzo nella seconda lettura perché riguarda noi. Perché il Signore ci vuole guarire nel cuore? E a volte anche nel fisico. Perché? Perché ci ama e perché vuole servirsi di noi per essere presente nel mondo. Questo è detto esplicitamente all'inizio della seconda lettura, quando San Paolo dice: qualunque cosa facciate, sia che mangiate, che beviate o facciate qualunque altra cosa, tutto fate per la gloria di Dio. Cosa vuol dire per la gloria di Dio? Vuol dire perché Dio si manifesti attraverso il tuo amore e la tua vita. Gesù ci dà un cuore nuovo perché possiamo amare come lui ha amato. E questo rende presente Gesù nel mondo. E concludo. Sono sicuro che in certi momenti tu vorresti che le persone a te care siano più vicine al Signore, siano più credenti, anche i tuoi colleghi di lavoro a volte. Credo che ce l'hai a volte questo desiderio, questo bisogno. Dico bene? Ok. E allora stasera il Signore ti fa una grazia, ti dice: io voglio servirmi di te per essere presente nella tua famiglia, nel tuo ambiente di lavoro. E sarò presente se il tuo cuore si risana e se ti alleni ad amare come io ti amo. Ecco, quindi non dobbiamo fare tante cose, tanti discorsi, tante discussioni, ma stare uniti a Gesù e amare gli altri, quelli che capitano, con quell'amore che Gesù mette nel tuo cuore. Così sia.